Oggi vi parlerò di una tipologia di dati ufficiali che non viene usata praticamente da nessuno nello spinning alla trota, le vibration lure. Ho pensato a due artificiali per parlarvi di questa categoria. Il primo è dell'Ares, il Vibrossi, una vibration specificatamente ideata per lo spinning alla trota in torrente. La seconda, l'Ultralight Ripping Wrap di Rapala, è un'esca non nata in modo specifico per la trota, ma per ad esempio light spinning al bass. È però molto valida in determinate condizioni che poi vi spiegherò per la ricerca della trota. Cominciamo dal Vibrossi dell'Ares. Un artificialino da 5 cm x 6,5 g, azione sinking. L'ho provato in pesca, è un artificialino che ti permette di stare molto bene in correntoni forti. Io personalmente questo lo uso con piccole gercatile in stile giapponese native. Questo recupero dall'artificiale gli fa fare l'artificiale delle spanciate molto ampie, molto scattanti a destra e a sinistra, che in condizioni di trote un po' più apatiche scatena un attacco proprio di reazione. Altra particolarità di questo artificiale ti permette di non avere tanta resistenza in forti correnti. È armato già di 2 ami singoli senza ardiglione e per evitare qualsiasi slamatura in combattimento, l'occhiello centrale dell'artificiale è montato su una girella interna. A differenza del Vibrossi, che è molto indicato per recuperi su grosse correnti e con recuperi molto erratici, l'Ultralight Ripping Wrap della Rapala dà il meglio di sé in recuperi lineari o, ancora meglio, in recuperi classici a denti di sega. A differenza del Vibrossi, questo artificiale ha una testa un po' più ampia, quindi adatto a recuperi in zone dove la corrente è un po' più calma, ad esempio in grossi canaloni, buche di fondo valle, prismati, dove la corrente appunto va molto più calma. Per concludere, vi consiglio di usare le Vibration Lure, primo perché è un'esca che funziona, secondo perché in ambienti dove c'è grossa pressione di pesca le trote non sono abituate a vedere questo genere di artificiale, quindi è a boccata sicura.